A terra, dopo tanti orbita molto, molto interessanti. Scusate, sono arrivato tardi oggi, purtroppo non potevo essere qui al mattino, e invece vi volevo raccontare un po' di cose, di cosa si fa di tecnologie qui al Centro di Fisica Teorica, anche per un po' smentire il nome che no, si aspetta appunto che ci sia solo lavagne, gessi e persone che fanno calcoli teorici. È vero, in gran parte dei nostri scienziati qui si occupano specificatamente delle teorie più avanzate di fisica, delle stringhe, fisica dei materiali, cose di questo tipo, però ci sono anche dei laboratori più terra-terra, dove si lavora un po' con le cose. E ci sono tre laboratori al momento attivi al Centro di Fisica. C'è un laboratorio multidisciplinare che si occupa di calcolo e sensori, essenzialmente. In questo momento, non so se sapete che esistono, i computer tradizionali hanno un processore che fa il loro tipo che fa i calcoli numerici essenzialmente, e li esegue in una certa sequenza, cioè esegue delle istruzioni una dopo l'altra. Però esistono altri tipi di calcolatori che si chiamano FPGA, sono floating point, sono unità di calcolo a virgola mobile, sono unità di calcolo che in realtà possono essere utilizzate in parallelo per, non so, centinaia di attività nello stesso ciclo. Quindi non faccio A più B uguale C e dopo lo riporto, lo metto in memoria. No, faccio 100 volte A più 100 volte B, li sommo in parallelo e faccio cose di questo tipo, che si usano per processamento di segnali di solito. Faccio un laboratorio che si occupa di questo, di elettronica per sempre collegata in qualche maniera alla fisica, specialmente alla fisica delle particelle, quindi ai grandi regolatori, ai regolatori del CERN, alle attività da laboratorio, diciamo, di fisica, però dal punto di vista della programmazione di questi apparati. Sono molto versatili, non sono più costosi come erano una volta, si possono, diciamo, programmare per fare, per esempio, un analizzatore di spettro. Sono macchine che possono fare calcoli con una certa complessità a tempi veramente rapidissimi, però hanno tutta una tecnica di programmazione particolare, in hardware proprio. Si commutano le varie parti dei circuiti per riuscire a ottenere quello che serve. E questo è il laboratorio MLAB, cosiddetto, che è un multidisciplinare laboratory, che prima era Microprocessor Laboratory. L'evoluzione dei nomi, si mantengono le sigle, si cambia il significato delle sigle, quindi dal Microprocessor si è passato alla multidisciplinare. Poi c'è il laboratorio di telecomunicazioni, e questo dove siamo, magari vi racconto Ermanno un po' più nel dettaglio, che si occupa di telecomunicazioni radio, cosa che c'è sul vostro campo, e da un anno a questa parte c'è un altro laboratorio che è l'evoluzione di quello che era una volta il nostro laboratorio di stampa 3D, che ha acquisito altre tecnologie, ed è un laboratorio di fabbricazione, quindi digital prototyping e fabrication, cosiddetti Fab Lab, in cui mi occupo io adesso dall'agosto scorso, quando abbiamo inaugurato, che è invece un laboratorio, diciamo, molto collegato in qualche modo anche alla ricerca in campo alla fisica, ma soprattutto collegato a tecnologia a livello amatoriale, non a livello professionale, nel senso che utilizza metodologie di produzione, di prototipazione di basso costo, quindi alla portata di tutti, non da laboratorio da milioni di dollari, ma da laboratorio da 100 dollari, da 1000 dollari, per poter dare delle soluzioni tecnologiche anche a chi non ha risorse, quindi paesi in via di sviluppo, che è una delle missioni del Centro di Fisica. Quindi, se vogliamo, è un po' più un laboratorio da paesi in via di sviluppo, anche se diciamo, le tecnologie sono moderne, sono comunque cose di punta, ma non cose di punta costose, sono cose di punta a costo molto basso. Quindi nel Fab Lab quello che noi facciamo è insegnare ai ricercatori, non tanto quelli permanenti del Centro di Fisica, quanto i visitatori, quelli che stanno qui per qualche settimana, qualche mese, sei mesi, che vengono a fare la loro attività, diciamo, di aggiornamento scientifico qui da noi, a conoscere e a utilizzare queste nuove tecnologie per poi applicarle nei loro paesi, nelle loro università, nei loro centri di ricerca. Le tecnologie di cui parlo sono appunto la stampa 3D, per esempio, però anche ce ne sono altre. Quello che le accomuna è che è possibile realizzare degli oggetti senza essere particolarmente bravi nel farlo. Per capirsi, per fare questo satellite qui, qualcuno ha dovuto fare un disegno meccanico, qualcuno ha dovuto costruire il frame meccanico, e avete visto, non è un lavoro facile, cioè non si impara in un giorno a saldare l'alluminio, a fresare l'alluminio. Qualcuno ha dovuto disegnare i circuiti stampati
è tutta la parte dell'elettronica, della logica, combinare vari integrati, costruire le piste, diciamo, disegnare e incidere le piste dei circuiti. Cioè è un'attività che, io posso avere anche l'idea, sì, voglio fare il satellite, non è che domani ho il satellite qui, ovviamente, devo appena imparare a utilizzare un sacco di tecnologie e progettarle e realizzarle. Con diciamo, i progressi nel settore informatico è sempre più facile passare dall'idea teorica al prodotto senza grande abilità. Detto così suona anche male, perché dice cioè, anche uno stupido può fare qualsiasi cosa. In realtà il senso sarebbe esattamente quello, cioè non nel senso essere stupidi per fare le cose, ma nel senso che posso tenere per esempio il pezzo che mi serve metallico senza un'officina specializzata nel fare pezzi di precisione, perché ho delle macchine che costano poco, disegno il pezzo al computer e la macchina me lo realizza. Oggi noi siamo costantemente diciamo, immersi in una tecnologia di questo tipo, che è la normale stampa 2D, stampare un foglio a colori. 15 anni fa per fare un libro sarei dovuto avere una tipografia dove avrebbero saputo tutto su come si usano gli inchiostri, quanto inchiostro mettere, che temperatura aveva l'inchiostro, i rulli per stampare il mio libro a colori, o anche bianco e nero diciamo. Oggi a casa compro una stampante da 50 euro, 100 euro, una bella laser a colori, 150, non so più l'inchiostro ormai della stampante, scrivo il mio libro al computer, premo print e se lo stampo. Cioè, è scomparso quel ostacolo alla realizzazione dell'oggetto che una volta richiedeva appunto l'appuntamento con il tipografo per avere il libro. Sta avvenendo la stessa cosa per gli oggetti un po' più diciamo, tridimensionali, quindi l'elettronica per esempio o comunque anche la meccanica. Oggi è possibile disegnare parti meccaniche o parti elettroniche al computer e avere una macchina che le realizza in maniera automatica. Questo era già possibile anche 10 anni fa, ma le macchine costavano milioni di euro, oggi costano centinaia, migliaia di euro. Quindi con un laboratorio che potrei avere anche a casa, con un piccolo investimento, diciamo, il costo di un'automobile nuova, posso costruire un laboratorio di casa che possiede stampante 3D, una macchina a taglio laser, una fresa a controllo numerico, un incisore di circuiti digitale e un sistema di prototipazione, e con quello faccio il mio satellite, per esempio. Rimane la necessità di avere un sacco di competenze nella progettazione, ovviamente. Progettare non è che sia più facile, progettare rimane difficile, ma l'esecuzione del prototipo viene semplificata. Quando appunto potevo magari metterci una settimana per andare dal mio disegno al computer, al circuito stampato, poi magari scoprivo che non funzionava, dovevo riprogettare, cambiare la pista, rifarlo incidere, risaldare tutto a mano, ci mettevo un'altra settimana. Oggi posso magari farlo in maniera automatica, mi accorgo non funziona, ripremo stampa, me lo rifà in un'ora, in due ore, controllo, lo modifico, lo rifaccio. Cioè il processo di ottimizzazione di produzione è molto più veloce ed è alla portata di un maggior numero di persone, anche chi non ha accesso a macchine costose o a sistemi industriali. Questo tipo di laboratori appunto è nato da un'idea, non è un'idea nostra ovviamente, come tante cose in campo tecnologico, è nato all'MIT a Boston, al Massachusetts Institute of Technology, da un professore che ha deciso di creare un nuovo corso per i suoi studenti. C'era molta curiosità in queste nuove tecnologie, ma nessuno ancora l'aveva applicata molto, e ha intitolato il suo corso come costruire quasi qualsiasi cosa, e si immaginava che ingegneri così andassero a seguirlo magari. Invece si è accorto che c'era un interesse molto più ampio di quello che lui si aspettava. Sono andate migliaia di studenti a seguire le sue lezioni da tutti i campi di studio, umanisti, storici, filosofi, andavano a seguire le lezioni perché è interessante capire come si fanno le cose, soprattutto se è in grado di fare le cose. E quindi ha creato questo movimento dei Fab Lab, questa filosofia dei Fab Lab. Oggi come oggi ce ne sono molte centinaia in tutto il mondo, quasi migliaia potremmo dire ormai, i grandi e piccoli laboratori come il nostro, dove ci sono alcune regole da seguire per potersi chiamare Fab Lab, intanto non c'è da pagare nulla, però loro hanno come dire, un po' registrato il nome, per cui per potersi vantare di essere un Fab Lab bisogna seguire un decalogo di regole che è stato dettato dall'MIT, dal suo professore, Neil Gershenfeld, che dice sì, tu puoi chiamarti Fab Lab, ma devi essere aperto al pubblico, non può essere una cosa privata, chiusa, diciamo, solo su prenotazione, deve essere aperto. Chiunque deve poter venire, bussare, entrare e vedere come si fanno queste cose. E poi devi essere in comunicazione con gli altri Fab Lab, devi condividere le cose che fai, devi essere in qualche maniera aperto. Quindi alla base, diciamo,
non c'è solo la tecnologia, ma c'è anche una filosofia di condivisione. Quello un po' che è sempre stato, se vogliamo, nei geni degli hobbisti, come dei rallimatori, come di chi ama fare le cose. Sì, io le faccio, ma non è che le faccio per la gloria, le faccio per mostrarle agli altri. Quindi non ha senso magari mostrare i suoi risultati, ha senso raccontare come ci si arriva. E questo è proprio nelle regole scritte, nei fabbri c'è proprio specificato che non è che tu devi solo fare il bello e dire ho ottenuto questo risultato, ma devi anche spiegare come l'hai fatto, in modo che chiunque altro possa seguire la tua strada, migliorarla possibilmente e conoscere anche i meccanismi che ci sono dietro, ecco, non solo il risultato finale. Quindi in un Fab Lab bisogna essere molto aperti, così, alla condivisione. E poi appunto ci sono le tecnologie che negli ultimi 10 anni hanno fatto passi molto rapidi, non c'è nulla che sia stato inventato negli ultimi 2 anni, tutte cose precedenti. La stampa 3D non è una novità, se ne parla tantissimo da poco, da qualche anno, però la stampa 3D è stata inventata nel 1981-82, cioè ha già 35 anni di storia. Semplicemente una volta era una tecnologia costosa per pochi, proprio rivolta a istituti di progettazione e design con portafogli molto molto gonfi, mentre oggi è diventata una tecnologia per le persone comuni, e non solo la stampa 3D, ma anche appunto macchine come il taglio laser. Il taglio laser cos'è? È una specie di plotter che si muove su due direzioni, XY, e anziché una penna c'ha un laser potente che può tagliare. Quindi può incidere, può diciamo, bruciare, ma può anche proprio perforare per tutto lo spessore dei materiali come la plastica, il legno, in modo da produrre degli oggetti di una certa consistenza e di una certa dimensione. La fresa elettronumerica è la stessa cosa, non è una macchina nuova, esiste da tanto, però oggi è possibile costruirsela a basso costo e con un computerino che le controlla farsi gli ingranaggi, le parti meccaniche, partendo da un disegno tridimensionale fatto dal computer. Quindi alla fine dal software all'hardware non c'è più quel divario che c'era una volta, che richiedeva l'esperienza della persona esperta, il tornitore, l'esperto d'officina che sapeva fare un pezzo di cerveria. Si va direttamente dal software all'oggetto, al prototipo fatto. Sono tecnologie con delle limitazioni, non posso usarle per fare produzione di massa, non sarebbero adatte, sono troppo lente, diciamo, sono poco costose le macchine, ma il costo del singolo pezzo prodotto è maggiore di quello prodotto industrialmente. Si può essere più importante, diciamo. Si prestano per fare piccole produzioni oppure prototipizzazione. Cosa significa? Fare cose che si sa già che non funzionano, ma finché non ce l'ho in mano non so perché non funziona, per poterlo ottimizzare devo averlo in mano. Allora faccio un oggetto, lo provo, lo collaudo, capisco dove devo modificarlo, lo modifico, lo rifaccio, itero finché non sono contento. Quando al fine ho l'oggetto funzionante, con quel disegno digitale vado da una ditta che me lo fa. Potrei farlo anch'io, ma posso farne uno, due, posso farne 1000, per esempio. Quindi la produzione industriale usa tecnologie diverse, macchine molto costose, ma l'oggetto finale costa poco. Un ingranaggio, un cuscinetto a sfere, costa 10 euro, 20 euro, fatto da una grande industria. Se lo dovessi fare con una macchina in casa di prototipizzazione, mi costerebbe meno la macchina, ma l'oggetto mi costerebbe 3000 euro, magari, quindi non avrebbe senso. Quindi sono, diciamo, lo scopo di queste macchine è diverso, serve proprio a studiare le cose, a produrre dei prototipi oppure a fare dei pezzi molto personalizzati. Anziché fare 10.000 pezzi uguali, bisogna di fare dei pezzi ognuno diverso dall'altro. Allora ha senso farli uno per uno con queste tecnologie. Più che stare a chiacchierare, poi sono finite questa chiacchierata, andiamo giù e vi mostro un po' di macchine del laboratorio, così vedete un po' qual è... in pratica cose che si può fare in Europa del nostro. Sulle telecomunicazioni invece vi lascio la parola a Manno, che solo una domanda, una curiosità. Sì. Avete già provato a fare delle stampe 3D di PAR e dopo investite in metallo? Uno dei problemi è sempre dire le dimensioni degli oggetti. Io posso stampare una parabola grande così. Piccola, sì. Se devo stampare una parabola che abbia un certo senso, frequenze radio usabili, devo usare qualcosa di un po' più grande, comincio a farla a piccoli settori, devo incollarli insieme, editarli, diciamo, è ancora, ci sono anche metodi, potrei usare il taglio laser per esempio, per fare le costolature con la forma parabolica, le sezioni corrette e poi rivestirle ad esempio in materiale. Ma sono quelle piccole per infilare dentro nelle antenne degli opera, no? Sì. Potrebbe fare. Ci sono addirittura dei materiali da stampa 3D adesso che contengono polveri metalliche. Ci sono delle plastiche cosiddette conduttive, che però sono pochissimo conduttive, perché contengono polvere di carbonio, parliamo di 10.000 ohm al centimetro di resistenza, quindi
è una resistenza, non è un conduttore, però insomma non è plastica ultra isolante. Però ci sono anche delle matrici di plastica stampabili che contengono, per esempio, polvere di ramo di bronzo. Anche il 20-30% in peso di metallo, quindi quelle possono, per esempio, funzionare da riflettori. Un po' come avere questa polvere sparsa in una matrice isolante, però a certe frequenze alte, ovviamente, fungono da specchio. Cioè. Quindi con quel tipo di plastica a base metallica potrei anche stampare una parabola senza dover nemmeno rivestire poi. Oppure posso anche comunque alluminarla o in qualche maniera poi rivestirla teoreticamente. Però diciamo, almeno uno dei passi del mio problema è risolto, quello della forma. La forma la macchina me la dà, precisa, anche al centesimo di millimetro. Il materiale ancora non ha una versatilità sui materiali. Quella è una delle varie limitazioni, però è anche il punto in cui c'è la maggiore velocità nella ricerca, nello sviluppo attuale, proprio sui materiali. Diciamo, se avete comprato una stampante 3D 2 anni fa, l'anno scorso o quest'anno, non è che siano cambiate come dal giorno alla notte. Però mentre 2 anni fa c'erano solo 2 plastiche che si potevano comprare, l'anno scorso 4 o 5, già quest'anno posso ordinare almeno 20 plastiche diverse. E già si parla di cose che non sono proprio solo plastica. Quindi la ricerca nel campo dei materiali per la stampa 3D è molto molto intensa, cioè c'è tantissimo investimento sia di soldi veri e propri che di persone che si stanno, insomma, facendo esperimenti e stanno facendo il materiale. Quindi è abbastanza verosimile che in un tempo breve avremo una scelta di materiale molto più ampia. Tutti stanno puntando alla stampa del metallo, ovviamente, per mille motivi. Insomma.